come persona che ha subito un terremoto, poi ho avuto l'opportunità di aiutare altre persone fuori dall'Aquila e in particolare quando ha fatto da matrice il terremoto. Abbiamo prestato soccorso sanitario e lì è stata un'esperienza un po' diversa perché chiaramente stai rivivendo quello che hai vissuto, ma allo stesso tempo stai prestando aiuto e sai esattamente quello che vivono e quello che vivranno. Quando viene colpita una comunità da un disastro ambientale, non viene colpita solo la comunità che in quel momento si trova in quella città, ma c'è una comunità che alla fine in un modo o nell'altro appartiene a quel posto, che anche se non si trova fisicamente lì, però ha quella conoscenza del territorio e delle volte anche quella conoscenza delle cose che potrebbero aiutare. Va sfruttata, va tenuta in considerazione e anche tenuta in considerazione nelle fasi successive. La ricostruzione sociale dura svariati anni, non è così immediata e la popolazione va accompagnata in un certo senso e forse sostenuta più che accompagnata per un tempo più continuativo rispetto all'intervento emergenziale. Quindi possiamo parlare forse di prima, seconda e anche terza emergenza. Nella prima si contano i morti, si sta a fianco a chi scava, si sta a fianco ai parenti delle vittime. Nella seconda si elaborano i lutti e nella terza magari si comincia a ricostruire.